Quella che vediamo preparare oggi è la pizza stile Chicago, che non ha niente a che fare con la pizza italiana. Oh, come vedete, la massa della pizza è alta. E adesso vediamo che cosa mettono. Ecco, il formaggio. Primo strato, il formaggio. Lo distribuiamo bene, copriamo tutto. Non so se avete notato che è sul forno, eh? È sul fornello, non è nel forno. Vediamo. Questo è? È chorizo. Se supone che sì, deve essere italiano, però non lo encuentro qui in México e uso argentino. Chorizo, che credo che sia salsiccia. Salsiccia italiana, che non Salsiccia es. italiana. Wow. Vamos a dejar un pedazo sin salchicha porque Daniela no come. Ah, ok. Perfetto. Oh, lo spazio che è rimasto libero è perché una persona non mangia la salsiccia, eh? Sì, pimienta. Ecco. Peperone giallo e rosso. Che bei colori. Cebolla. Cipolla, si sente chiaro. Olive nere. La massa è stata fatta a mano, perché qua in Messico non vendono la massa, la pasta di pane. Però si può fare con la pasta di pane, la si compra, la si fa, o si fa a mano in base a quello che vuole. Funghi, champignon. Salsa. Salsa di pomodoro. Ma questa pizza ha sido inventata in Chicago? Sì, por unos italianos. Ah, per uno italiano. Che già erano bastante gringos. Perché non tiene nulla a che vedere con la pizza italiana. Quisieron hacer algo diferente en Chicago y lo hicieron al revés. Los ingredientes van upside down. Ah, sí. Pues sí, es cierto, son al revés los Exacto. ingredientes. Allora, è stata creata dagli italiani, come vedete, gli ingredienti vanno al contrario.
invece di mettere prima la salsa di pomodoro e per ultimo il formaggio viene messo sotto. Allora. Adesso in forno per 30 minuti. 30 minuti e quanto grados? Lo más caliente, 220. 220 per 30 minuti. Bueno, già passò. Sono già passati 30 minuti, ecco la pizza, la tiriamo fuori. E la lasciamo riposare quanti minuti? 15 minuti. 10 minuti. 10 minuti. Parmesano fresco. Ok, adesso mettiamo sopra il parmesano fresco. Formaggio parmigiano, che vabbè, l'ideale è quello fresco, No, es que se no. Aquí en México se deshace, ah. Se derrite. Questa è una specie di imitazione parmesano. Però è. Voi mettete il parmigiano fresco. Il parmigiano. E si lascia riposare 10 minuti. Eccola qua, adesso vediamo com'è. Adesso la vediamo per dentro. Com'è la pizza stile Chicago. Questa è mia, vero? La derecha. Qua. È molto piena, eh? Sta davvero pieno. A ver. Aiuto a suonare. Ti te mi passo il piatto. Muy tobro. Pero, con el corcho. Es capaz. Híjole, se comió la levadura. Mira, ¿sabe dónde le va a poner el corcho? Ya rompiste ese corcho.